piace sottolineare che gli artisti in questo momento, se vengono a visitare la mostra, non c'è nulla di banale. L'attenzione è stata posta in molti quadri, soprattutto dei visi, perché nella cinematografia i primi piani magari sono molto importanti, in quanto l'espressione visiva o minimale dell'attore rende molto più incisiva la scenicità, la particolarità. E mi fa piacere che comunque sono stati ricordati degli artisti italiani, di cui soprattutto due donne, ma in particolare la Masini. La Masini perché? Perché mi riallaccia a Fellini. Fellini mi riallaccia alla creatività, al genio. Genio che in questi artisti noi troviamo, dal bianco e nero, dal figurativo e dal paesaggio. Per chi viene a vedere questa mostra, sarà una mostra dove si immergerà in quello che è la realtà del cinema. E io ringrazio Fabiana e Antonella di avermi fatto partecipe a questa mostra, che noi stiamo passeggiando nell'interno di questa mostra, ma aspetto voi per passeggiare all'interno di una realtà artistica e culturale molto importante nel panorama di Milano, con loro due che hanno portato questa esperienza bella di Chuck si gira da Torino. Perciò una contaminazione fra città, fra artisti e culture differenti. Grazie, ma era una precisazione che io volevo focalizzare su quanti verranno a visitare questa mostra in Arte e Galleria. Grazie Fabiana, grazie Antonella per il lavoro svolto per gli artisti in questo momento. Grazie Guido Poggiani, anche te un bravissimo artista, ovviamente seguitelo nelle pagine sia della Guizart sia Arte Passante come Guido Poggiani artista, e grazie Antonella anche per questo bellissimo evento BM. Grazie a voi, i nostri artisti partecipano come sapete sempre da tutta Italia, potete vedere in questa mostra, dalla digital art, tutte le tecniche, perché noi appunto accettiamo sempre tutte le tecniche artistiche, perché è giusto che l'artista proponga ciò che sente, come vede proprio il cinema. Infatti abbiamo il digital art, l'astratto, il figurativo, ecco, abbiamo proprio tutto, quindi venite a vedere la mostra perché ne vale, è molto interessante. E seguite le pagine Instagram artes.anto, radio web blog tv Fabiana Macaluso e il mio gruppo ovviamente del Virtual Art Workshop Social Group, Instagram, Facebook e anche YouTube.
Buonasera a tutti, abbiamo con noi oggi Elena Girardi, un'artista molto brava e alle spalle abbiamo una sua opera. Elena, raccontaci di te e della tua arte. Ciao, allora io appunto sono Elena, sono un'artista, non definiamoci artista dai, sono comunque una creativa, una pittrice e vorrei diventare un'artista e dipingo da 4 anni, sono un'autodidatta e mi piace tantissimo proprio l'impulso del colore. Grazie per avermi dato la possibilità di esporre a questa fantastica collettiva e qui ho portato 2 quadri, Saturday Night Fever, dove mi sono appunto ispirata ai colori del film John Travolta che balla sul ring, e questo è come io ho interpretato il ring. E questo qui è il quadro. Vediamo che ci sono dei dischi in rilievo, spiega un po' la tecnica. Sì, sì, qui ho usato dei vinili 45 giri, e, acrilico e spray art. Ho dipinto proprio qua, mi sono divertita con le bombolette. Poi questo è la luce all'interno della discoteca e quindi fatto con vetrini di mosaico. Bello, molto particolare. Grazie. Smalti o acrilici? Acrilici. Bello, sì. Una resa molto particolare perché sembravano quasi smalti. Allora sì, perché poi io comunque li lucido, quindi do tantissima poi vernice che lucida. Sì, sì, l'effetto. Questo contrasto particolare. Sì, sì. Poi abbiamo un'altra opera che... E qua alle nostre spalle è Joker, uno dei miei personaggi preferiti, e adoro Joker in tutte le sue versioni di tutti i suoi film, dai fumetti ai film, l'ultimo poi spaziale. E questo è Joker a modo mio, perché secondo me lui ha 700 miliardi di facce, io anche, e quindi questo è il mio Joker. Devo dire che gli hai dato una bella resa delle 100.000 facce. Troviamo anche la carta oltretutto. Anche la carta, sì, questa è lui, perché lui comunque questa è una delle sue pose migliori, sia nei fumetti che nel film, e quindi Chuck si gira e ho voluto fare questo. Bravissima, complimenti. E un sito, hai una pagina? Ho la pagina Instagram che è Elegir Arte. Seguitemi. Grazie. Grazie a te. Buonasera a tutti, abbiamo oggi con noi una bravissima scrittrice, Luana Catania. Diciamo un libro scritto a 4 mani, perché la storia è tua, ma chi ha scritto realmente il tuo libro? Allora, il mio libro l'ha scritto Roberta Fontana, una mia grandissima amica e una grandissima scrittrice. Ha raccontato la mia storia vera e l'ha messa su queste pagine. Il tuo libro tratta il bullismo, che è un tema molto risentito in questo periodo, ne sentiamo di cotte e di crude, quindi ragazzini che vengono bullizzati a scuola, ragazze bullizzate per il loro aspetto, eccetera, eccetera. Ecco, in brevi parole faccio una piccola sintesi del tuo libro. Allora, la sintesi è questo personaggio inventato da Roberta Fontana, che è Sofia, che è una ragazza in sovrappeso, dove viene appunto bullizzata per il suo aspetto fisico, trova il mio libro, quindi la mia storia vera, e grazie a questa riesce a riprendere la sua vita in mano, e il suo corpo e la sua storia. Bravissima Luana, la troveremo con noi anche il giorno 27, dove farà ancora un'infarinata del libro insieme alla scrittrice del libro, e quindi avrete ancora tante notizie da sentire. Seguiteci nelle dirette e seguite Luana nella sua pagina Instagram. Ti trovano come? Allora, mi trovate come Luana Choreographer, perché io sono Luana Catania, coreografa, insegnante di danza e direttrice artistica della mia accademia di danza, Accademia El Ballet. Bravissima, complimenti. Grazie. Buongiorno a tutti, abbiamo con noi oggi Achille Mazza, un bravissimo pittore. Di dove sei, Achille? Sono di Alessandria. Raccontaci di te, della tua arte, e cosa ti piace prettamente rappresentare con la tua arte? Allora, principalmente con l'arte ho avuto un approccio un pochino strano, perché è stato come uscire da una sorta di periodo buio, andando ad esprimere anche stati d'animo, quello che mi faceva stare male, buttandolo sui fogli, sulle tele, mi ha dato una mano non solo per approcciarmi al mondo dell'arte, ma anche per poi esercitarmi e migliorare sempre di più. I primi lavori, la maggior parte dei lavori che ho fatto fino ad adesso sono incentrati nell'esprimere emozioni, stati d'animo, sensazioni anche a livello fisico.
e cerco piano piano di trovare sempre altri modi per rendere il quadro più interattivo quando lo si guarda. Certo. Una cosa che faccio con i miei quadri che tendono di più ad utilizzare colori, si possono dire espressionisti, è l'interazione che fa con le luci colorate, che è una sua cosa, cioè una cosa che osservandola va a dare una sorta di movimento, di vita. In alcuni sembra anche che il personaggio stia respirando. Certo. Per il cambio delle luci, crea degli effetti molto particolari. Sono tutte quante, posso dire che le scoperte o comunque i miglioramenti arrivano sempre nel momento più basso, nel momento in cui sono più a terra. È strana, molto strana come cosa. Ma devo dire che molti pittori, artisti, non solo pittori, cercano di dipingono in momenti che hanno uno stato d'animo non divertente, ecco, quindi sì, perché ci sta, ecco, è anche il modo per non farlo pesare di meno, ma per vedere anche che aspetto ha quello che senti, come lo vedi tu. Certo. Principalmente. Tu hai fatto una scuola? Ho iniziato come autodidatta mentre facevo ingegneria a Torino. Poi 3 anni fa ho fatto la richiesta per andarmene dal Politecnico e fare cambio con l'Accademia di Belle Arti e sto per terminare. È una scelta veramente drastica, cioè. Sì, abbastanza drastica. I genitori come l'hanno presa? Ha detto finché ti va, cioè se è una cosa che ti piace lo devi fare e basta. Abbastanza magnanimi. Sì, da quel punto di vista sì. Poi il mondo dell'arte è... Ti piace nel tuo mondo? Sì, mi piace. Cosa ti aspetti dall'arte? Creare sempre cose nuove, non smettere mai di creare. Cioè vorrei poter arrivare anche agli ultimi dei miei giorni che sto ancora dipingendo, sto ancora creando altre cose. Sei nato per essere un artista. Se... Creare finché ho fiato, sempre. Bene, bene. Quindi diciamo l'altra parte degli studi che hai fatto li vuoi proprio accantonare o comunque farai un po'? Mi hanno dato una mano perché mi tengo anche su materie scientifiche, anche materie che con l'arte possono avere a che fare, possono dare grandi spunti, anche se sono delle cose a parte. Certo. Niente, cioè continuo, cerco di spaziare anche su più materie e più argomenti per trovare sempre cose nuove o nuovi modi di vedere o di creare l'arte. Certo, bravissimo, sei giovane quindi hai delle prospettive ovviamente a largo raggio. Sì. Vedendo artisti attuali, a chi ti ispiri? Non seguo degli artisti, nel senso che principalmente prendo spunto, cioè con la questione che sui social tutto quanto, cioè con i social, con internet, tutto quanto è a portata di mano. Certo. Subito. C'è un quantitativo di informazione che diventa difficile da gestire, quindi seguo quello che riesco a trovare. In un certo senso mi affido anche a quello che gli algoritmi dei social media mi offrono anche come certo, artisti, certo. In base a quello che mi piace, in base ai video, magari foto che salvo, degli artisti che trovo particolarmente eccezionali. Pensi sono che i social quelli che fanno painting siano prettamente una cosa principale a livello artistico, i social, o pensi che il tuo carattere, quindi le tue idee, sono al di sopra? Allora, i social sì, possono dare una mano, però secondo me il problema è che l'attenzione si riversa in quelle poche ore da cui magari il posto o la storia viene pubblicato, poi
torna ad essere, torna nel caos più totale, nascosto in mezzo a mille altri posti, mille altre storie. Abbiamo alle spalle un tuo lavoro, hai rappresentato Shrek, è un digitale, giusto? Spiegaci un po'. Praticamente è una stampa fatta in digitale dove ho lasciato il bordo per andare a dipingere in acrilico, volevo dargli comunque una cornice che andasse a rappresentare anche una pellicola per tenere anche il tema. E la scelta più che altro del soggetto di Shrek è un personaggio che tengo abbastanza caro, perché mi ci sono rivisto per molti anni, cioè, mi ci rivedo ancora ogni tanto. E ti piace per rivedo il personaggio? In entrambi, a dire il vero, perché okay, come sì, perché lui è quello là, il casinista, sì, quello là sì. Che non sta mai fermo, sempre allegro, sempre pronto a tirarti su di morale, mentre Shrek è... Hai mai pensato di... è buono, però che viene trattato da mostro per il suo aspetto. Sì, sì, per l'aspetto fisico. Hai mai pensato di partecipare alle fiere comics, fiere fumetto? Ti appassiona come argomento? Sì, però non ho fatto mai lavori che tenessero, cioè che potessero, non lo so, rientrare in uno di questi eventi. Quindi mi piacerebbe molto partecipare. Sono anche un pochino titubante perché non conosco l'ambiente, quindi non so come gestire. Ma guarda, dell'ambiente te ne fai ben poco, se ti piace tutto ciò penso che tu in comics saresti veramente adeguato, quindi parlane con Antonella, ci si vede poi in comics, grazie. Sì, grazie a te. Sono Felixia Rossi, un'artista molto brava, abbiamo alle spalle delle sue opere, raccontaci di te e di come hai iniziato a disegnare, dipingere e delle tue opere oggi qui in questa bellissima mostra. Allora, io ho frequentato l'artistico alla Nusei in Sardegna, però ho fatto poi un altro tipo di percorso, mi sono adatta agli studi universitari. Dopo mi sono trasferita qua a Torino e ho mollato completamente l'università, insomma, mi sono adatta totalmente all'arte. Quindi per cui anche se ho fatto l'artistico non mi hanno dato ciò che alla fine volevo, insomma. Non so se forse vi è arrivato il... insomma, vuoi crescere, diciamo, sì, un po' di più a livello espositivo? Ecco. Sì, non attraverso la scuola che ho frequentato, ma... La scuola, diciamo, in sostanza sì. Dà tanto e dà tante basi, sì, ovviamente. Sono passati tantissimi anni, ma... Ovviamente siamo poi noi che dobbiamo crescere, sperimentare, sì. Quindi sì. Io ti faccio i complimenti perché sei molto brava, sì. È una bellissima tecnica, un iperrealismo molto bello. Solitamente lavori solo con le matite, gessetti? Allora ho iniziato con le matite colorate da settembre di quest'anno, per cui per me questo è un cambiamento... Radicale? Perché io sono, tra virgolette, un artista digitale, questo è Jack Steller, omaggio a Charlie Hunnam. Molto bello. Sì, questo è fatto totalmente in arte digitale, in digital art. Lui, matite colorate, da settembre. Quindi per cui per mi me è un effetto stupendo, mi ha ingannato, perché pensavo fosse matita, pensa, e sfumino. Sì. Brava, sì, sì. Ne parlavo prima per con cui, lui. Insomma, c'è stato un grosso cambiamento da parte anche della mia persona, insomma. Certo, stai crescendo anche nel lato digitale, ovviamente bisogna stare a passo con i tempi, però comunque non pensavo di ottenere un risultato del genere dopo che... Sì, no, mi è piaciuto dal molto. Dal digitale alle dettagli molto colorate. Molto lavorate. Cosa ti aspetti dall'arte, ecco, dopo il tuo percorso? Ti dico la verità, non tanto. Io lo faccio, ma perché... Alla fine ho riscoperto me stessa, in fondo. Ti senti bene, quindi? Quando sì, quando di, sì, quando disegno sono me stessa e mi piace. Sì. Poi alla fine
mi ritrovo con certe opere che dico, ma vabbè, le ho fatte io. Insomma, tu, l'importante è che ci credi, sì. E soprattutto che credi in te stessa, perché sei molto brava e continui un percorso di esposizioni che comunque serve sempre, prendere degli attestati patrocinati serve sempre. Sì. Sono delle chicche in più, nonostante tutto tu sei anche diplomata, laureata. Sì, 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 sono diplomata e come maestro d'arte. Insomma, e sono laureata in scienze naturali. Esatto, quindi diciamo sei una persona già molto retribuita, quindi quello che stai facendo a livello amatoriale, esatto, è un percorso che serve nella vita, che magari chissà, prima o poi ti porterà, speriamo, a grandi conoscenze, perché la capacità c'è, sei molto brava. E grazie. Sei giovane, quindi il tuo percorso, sì, ti auguro veramente tantissimo, sì, bene, una splendida carriera in futuro. Sì. Grazie a te. Grazie a voi. Abbiamo oggi con noi Silvia Belleri, una bravissima artista che abbiamo già visto in tantissime altre mostre EBM. Parlaci di te e delle tue bellissime opere. Buongiorno a tutti. Ho voluto partecipare a questa mostra dedicata al cinema, è un tema che mi ha stimolato tantissimo e ho anche sperimentato delle tecniche un po' diverse, perché io sono comunque come stile realista, però per esempio in quest'opera che ho voluto dedicare alle donne di Federico Fellini, al loro fascino particolare e anche alla peculiarità dei personaggi che rappresentano. E ho voluto spaziare sullo sfondo con un effetto spatolato per dare un movimento diverso rispetto al solito effetto realista che do ai miei personaggi, e quindi questo contrasto tra realismo e astratto, diciamo. Benissimo, un bel lavoro sui volti, sono veramente ben definiti, un chiaroscuro che mi ha colpito molto. Sono maniaca dei dettagli, sono molto minuziosa nella rappresentazione dei miei soggetti. Ah, anche questo molto sfondo sfaccettato con queste donne bellissime rende veramente l'idea, ecco, dell'antico, il moderno. Sì, esatto, esatto. Brava, veramente gli occhi, poi specialmente quel lavoro sugli occhi che hai fatto. Sì, sono un dettaglio che proprio mi piace molto, quello degli occhi, l'espressione, l'espressività degli occhi è molto importante per me, e anche saper riuscire a rendere. Non è facile con il bianco e nero. No, esatto, giochi, esatto. Luce, effetti, brava, complimenti. Grazie. Vuoi dirci dove ti possono vedere, pagine social? Allora, mi possono trovare su Instagram, il mio profilo che è Silvia Belleri 1990, spazzettato, o comunque, nel senso, ho vari contatti, se venite... Sito? Non ancora, però se venite a vedere la mostra comunque potete trovare tutti i contatti, e mi farebbe molto piacere, insomma, anche che vediate dal vivo quest'opera che ci tengo molto, ecco. Ma abbiamo un'altra bellissima opera, che è questa qui, che è un ponte dall'antico alla pop art. Esatto. Ecco, raccontaci anche di questo. Esatto, anche qui ho voluto un po' spaziare, uscire dal milione. Perché è una idea. Grazie. Ho voluto uscire senza rinunciare appieno alla mia tecnica. Esatto, che anche qui è un film che adoro. E Johnny Depp è un personaggio che è fantastico, tutti i film che ha fatto. E ama l'arte, soprattutto, anche lui è un artista. Ecco, quindi ho voluto dedicare a lui, oltre che come personaggio di questo film, anche a lui come attore, e ho voluto dedicargli questa tela, però ecco, ho spaziato qui la tecnica tra l'olio e l'acrilico. Sì, molto bello, infatti. E appunto questo cornice effetto pop art di lui, che comunque rimane al centro, e ecco questi colori, i mille volti dei suoi film, esatto, mille colori, che è molto trasformista. Esatto, bravissima, brava, veramente una bellissima idea, ti faccio i complimenti. Grazie mille, grazie a voi, grazie di tutto. Abbiamo oggi con noi Giorgio Bon, bravissimo artista, astrattista di Milano. Giorgio, raccontaci di te e della tua arte. Ciao. Dunque, io sono un astrattista, mio malgrado, perché non è stata tanto una scelta, ma una necessità espressiva. Perché io quando dipingo mi metto lì a disposizione del flusso che mi arriva e lascio andare la mano.
quindi quando ho provato a progettare qualche cosa non è mai venuto fuori niente che mi piacesse. Invece quando mi lascio andare qualcosa mi attraversa e da qui nascono le opere, soprattutto questo tratto nero che ripropongo da tutta la vita. È sempre presente. Ho iniziato alle medie addirittura. Okay, a farli. Il tuo segno. Sì, sì, e c'è qualcosa che c'è qualche significato dietro che io non conosco, che forse un giorno scoprirò, forse no. Beh, comunque già è un qualcosa avere un simbolo che ti diversifica da tanti altri che fanno astrattismo. Sì, infatti... Per dire, quello sì, è un Giorgio Bo. Ecco. Riconoscendo la tua macchia. Ma è legata a qualche sogno, a qualche tua emozione? Non lo so, ma è una necessità. Io quando ho un inchiostro nero devo fare questo. Okay, quindi parti da qui anche disegnando? Parto da lì. Ok, poi sì. Spazi tra colori? Sì, la prima cosa che faccio è il tratto nero che poi okay. Si ritrova in tutte le opere. Questa essendo una mostra sul cinema ho inserito anche un contesto che riguardasse il mio regista preferito che è Nolan, questo Interstellar. Che lo vediamo qua. Lo vediamo qua, di là c'è... Vabbè, poi lo vediamo. Zoom, se puoi. È tratto dalla locandina del film. Io ho ritagliato e incollato e da lì mi sono lasciato ispirare per il resto del quadro, senza in realtà progettare nulla dall'inizio. Questi simboli anche sono simboli o sono macchie di colore che ti escono andando avanti? Spiegaci un po'. In realtà non sono molto consapevole, nel senso che io parto e faccio. Sì, è mio inconscio. Ti guida, sì. La tua mano, sì, sì. Viaggia. Sì. Ascolti della musica quando sì, crei? Sì. Quindi la musica è prettamente importante. Sì, è una musica piuttosto cupa. Che musica ascolti? Ma sono colonne sonore o comunque musica elettronica con toni piuttosto bassi. Che mi fanno entrare ancora di più nell'aspetto. Nella profondità, perché sì. Già la tua macchia già sa di profondità, però sì. Anche nell'insieme del quadro c'è tanto di profondo, almeno io lo vedo, ma penso che lo veda anche il pubblico. Ti concentra qui, però poi vedi tutto che è molto profondo, anche questa macchia viola. Sì. Che richiama un pochino questa macchia nera, giusto? Sì, è come se fossero tante storie. Esatto, poi come lo stavo vedendo, appunto sì. Sembrano più storie nella tua interpretazione, nel momento in cui tu stai creando. Sì, è prima come se fosse un grande caos che però viene identificato in vari punti con più precisione. Quanto è importante il colore nei tuoi astratti? Il colore, così come lo utilizzo adesso, che sono inchiostri su carta fotografica, sì. È diventato importante dopo che ho scoperto questa tecnica. Okay. Perché in realtà ho fatto anche molte opere dove c'era solo bianco-nero. Il bianco-nero. E poi quando ho scoperto come interagiva l'inchiostro con le forme che utilizzo, allora sì, mi è piaciuto e sono 3 anni che utilizzo questa tecnica. Bravo, complimenti. Hai una pagina Facebook, un sito, Instagram? Ho Instagram che è GiorgioBo_artworks. Benissimo, seguite Giorgio, intanto venite a vedere l'altra opera. Ecco qua. Anche qui raccontaci allora, un po' di più ombre. Allora, questa qua... È tratta dalla locandina del film Inception, che è non solo il mio film preferito, ma anche la mia locandina preferita. Ah, okay. Nella locandina originale c'è Leonardo DiCaprio qua in mezzo e poi ci sono i suoi collaboratori. Io ho preso solo lui e ho ripreso i suoi collaboratori come se fossero delle altre. Il suo contorno, però l'importanza sì, l'hai data lui, ovviamente. Sì, poi i collaboratori hanno un certo impatto perché sono piuttosto... Inquietanti. Inquietanti, sì. Infatti la sensazione è quella, sì. Di gente morbosa intorno a lui, che... è vero, sì, bravo, quasi alieni. La sensazione proprio la dà, ecco, quindi sei molto bravo e ti faccio i miei complimenti. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosina? Parlano le opere. Grazie. Abbiamo con noi oggi Eugenio Costa della casa editrice Montabone che ci illustrerà il percorso di questa mostra nei giorni a venire. Ecco, grazie Fabiana per questa ulteriore opportunità che dai alla nostra casa editrice di visibilità nell'ambito delle tue bellissime mostre, per collaborare e quindi animare un po' il percorso artistico già stilato appunto da questi bravi artisti che espongono, abbiamo organizzato una serie di reading poetici coordinati dalla nostra responsabile della collana di poesia che si chiama Anita Di Mineo,
che avranno corso nel periodo appunto della mostra, in particolare il 12 ci sarà il primo reading, il 19 e il 27. Questi sono, diciamo, dei laboratori per contaminare le arti, perché la poesia e l'arte visiva sono strettamente collegate. Grazie Eugenio, e ci vediamo poi il 27, così facciamo il proseguimento di questa bellissima riunione, giornata, ecco, di artisti e di scrittori. E di poeti. Grazie. Io sono un po' come una bustina del tè immersa nell'acqua. Rilascio il meglio di me quando sono nel mio ambiente. E in questo momento sono nel mio ambiente. L'arte e lo spazio Arte e Galleria. Sono presidente di due associazioni culturali, il gruppo Bagutta, che è l'associazione più storica, e la prima che ha avuto il diritto ad esporre in mezzo alla strada dopo 3 anni di lotte con la prefettura. È una cosa molto particolare, adesso sembra quasi una cosa da marziani. E l'associazione Guizzarte, che è nata nel 94, che è responsabile di questo progetto che si chiama Arte e Galleria. Arte e Galleria è inserita in quello che è il progetto invece Arte Passante. Il progetto Arte Passante, che esiste da 10 anni, sta crescendo, e una piccola anticipazione: dal prossimo anno non è più progetto Arte Passante, ma diventerà fondazione, una cosa molto 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 importante, anche perché racchiude in sé 32 più realtà di tutte le sfaccettature, dal teatro, clownerie, danza e quant'altro, e poi le arti visive.